Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, nella chiesetta antica. 10 agosto 1923, Padre Pio termina la celebrazione eucaristica. È il giorno dell'anniversario della sua ordinazione sacerdotale. C'era festa, ma una festa strana, perché in realtà qui a San Giovanni Rotondo c'era qualcosa che non andava. Si era sparsa la voce del trasferimento di Padre Pio. In realtà si stava per effettuare un vero e proprio trasferimento. Padre Pio doveva essere trasferito da San Giovanni Rotondo. Era già stata data indicazione fine luglio, era stata già individuata la sede, la provincia di Ancona, il convento di Cingoli. L'8 agosto il suo ministro provinciale, o comunque Padre Luigi d'Avellino, colui che faceva le veci del ministro provinciale, gli consegnò l'obbedienza. Padre Pio disse a Padre Luigi: credo che non ci sia bisogno di dirle quanto io, grazie a Dio, sia disposto ad ubbidire a qualunque ordine mi venga notificato dai miei superiori. Questo disse Padre Pio a Padre Luigi d'Avellino l'8 agosto. Il 10 agosto doveva essere una festa, ma in realtà Padre Pio aveva appena terminato l'Eucaristia, quindi stava per uscire, era la messa vespertina, quando, vediamo, dalla balaustra, ecco, possiamo immaginare quello che accadeva, da questa balaustra fece un salto un giovane muratore, Donato Centra. Aveva una pistola, aveva una rivoltella, gliela puntò a Padre Pio e gli disse: vivo o morto tu devi stare qua, tu non partirai da San Giovanni Rotondo. Non fece in tempo, ecco, a fare questo, quando venne bloccato da una serie di persone, chi era sull'altare. Beh, insomma, si seminò un po' il panico. Padre Pio venne portato immediatamente in sacrestia, si spogliò poi subito in clausura. Questo corri-corri, questa tensione, questa paura, tant'è vero che si impaurì anche lo stesso Padre Pio, e la sera stessa, dinanzi a Gesù sacramentato, salì sul coro e scrisse di suo pugno una lettera. Il mio domani lo veggo nebbiosissimo, non so cosa crederanno fare di me i miei superiori, in quale comunità religiosa vorranno mandarmi, io non lo so. Io, quale figlio devoto di santa obbedienza, per quanto dipende da me, ubbidirò senza aprir bocca. Posto questo, ho ben ragione di supporre la mia fine fatale, conoscendo le intenzioni di questo mio caro e prediletto popolo di San Giovanni Rotondo, di avermi con sé, se non vivo, almeno morto. Voglio che chiunque sia che effettui questo mal progettato disegno, voglio che le autorità civili e giudiziarie non applicano contro costui o costoro le pene sanzionate dal codice penale. Non voglio che venga torto un capello per causa mia, sia pure occasionale, a chi che sia. Ho sempre amato tutti, ho sempre perdonato. Non voglio scendere nella tomba senza aver perdonato anche chi vorrà porre termine ai miei giorni. Questa l'ho scritta dinanzi a Gesù sacramentato, in piena lucidità di mente, di cuore traboccante di amore per Gesù e i miei fratelli tutti. San Giovanni Rotondo, 10 agosto 1923, Padre Pio da Pietrelcina Cappuccino al civile Francesco Forgione.